Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning. Oggi voglio farvi vedere un prodotto che mi ha mandato la Isudar. È un prodotto molto interessante per quanto riguarda gli interni della macchina, quindi non è un prodotto che può essere montato soltanto sul mio BMW, ma può essere montato su qualsiasi macchina. Si tratta quindi di un prodotto universale. È un prodotto fatto veramente bene, io l'ho già unboxato per capire un po' come funzionava e tra poco vi farò vedere bene nel dettaglio. Quindi stiamo parlando di un ambient light per la macchina, quindi tutte le strisce, diciamo, in fibra ottica LED con tanti altri accessori in più che vanno a creare quell'atmosfera un po' più moderna, un po' più luxury se vogliamo, dentro la nostra macchina. Quindi ringrazio intanto la Isudar che mi ha mandato questo prodotto, vi lascio il link ovviamente in descrizione e con un codice sconto che potete andare ad utilizzare per risparmiare qualche soldo. Ok ragazzi, non vi spaventate, però ho dovuto mettere tutto un po' per terra per capire come andava assemblato il tutto, perché ci sono veramente tanti accessori all'interno. Innanzitutto, diciamo, le parti principali sono questa striscia LED. Vi faccio vedere un po' più da vicino. Questa non è nient'altro che una fibra ottica che si andrà a installare sul cruscotto. Ovviamente ne abbiamo altre 4 di queste qui per tutti gli sportelli della macchina. Per esempio abbiamo questa di qua che va su una portiera magari anteriore sinistra, abbiamo quella per la portiera anteriore destra e per quelle posteriori. Nella mia macchina in questo caso non ci sono i pannelli posteriori dove mettere le strip LED, quindi metterò soltanto quelle sull'anteriore. Ma non finisce qui, perché insieme a tutte queste cose ci danno anche, per esempio, vi faccio vedere quest'altro componente. Questo non è nient'altro che una luce che va a illuminare, diciamo, i pedali, o comunque si può mettere sotto al sedile per illuminare comunque la zona dei piedi. Ce ne sono 4, quindi la possiamo andare a installare sia sulla parte anteriore che su quella posteriore. Oltre a questo vi faccio vedere anche un'altra cosa molto interessante, che sono praticamente queste luci, questo piccolo leddino che vedremo in funzione più avanti, che non è nient'altro che un led che si va a installare sulla maniglia della porta interna. Molto 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 figo. Inoltre abbiamo quest'altro led che invece si va teoricamente a installare sul vano portaoggetti o nelle tasche laterali dei pannelli, o perlomeno ci è scritto così. Ovviamente di tutti questi componenti ce ne sono 4, quindi per tutte le macchine non vi potete sbagliare perché è tutto etichettato. Per esempio vi faccio vedere qua, su ogni componente ci sta un'etichetta, purtroppo non mette bene a fuoco, ok, con scritto per esempio dashboard, in quanto questa dashboard lamp, in quanto questa andrà sul cruscotto anteriore. Quindi noi su qualsiasi pezzo abbiamo comunque le nostre etichette, non ci possiamo veramente sbagliare con i cablaggi. Questo per esempio foot, ovvero foot lamp, ovvero quella che va sulle pedaliere o sotto i sedili. Ovviamente con tutti i cablaggi abbiamo scritto per esempio rear lamp, quindi sappiamo che questa va sulla parte posteriore. Insomma, è tutto un sistema cablato wireless, soprattutto perché in dotazione abbiamo per esempio queste centraline. Queste centraline che sinceramente non so come comunichino, se sono wireless, bluetooth, non lo so, comunque mandano dei segnali e comunicano con quella centrale in fondo, questa qui. Ok, inoltre ci viene dato un tastino per l'accensione, abbiamo l'applicazione sul telefono. E quindi è un sistema veramente completo che andrà a aumentare
la dinamica e la modernità nelle vostre auto in una maniera allucinante. Infatti sono super curioso di montarlo. Non è semplice montarlo, ragazzi, però diciamo una volta fatto credo che il risultato finale sia assurdo. Vi faccio vedere giusto il funzionamento. Quindi, se non ricordo male, questa va sul foot, che è questo qui. Ok, questo va sulla dashboard. Ok, questo è già collegato, così per fare un test. Dovrebbe accendere teoricamente. Ok, beh ragazzi, è veramente fatto bene questo kit, tanta roba. Ovviamente ci sono diversi colori RGB. Inoltre, una volta che andremo a installare l'applicazione al telefono, potremo dare tutti gli effetti possibili per avere delle luci, insomma possiamo dargli qualsiasi effetto che ci interessa. È veramente veramente bello questo kit, la qualità si vede, non è roba scadente. Ragazzi, il kit parla da solo, veramente bello. Quindi ragazzi, questo prodotto è molto interessante. Se volete dare quel look migliore all'interno della vostra auto, ve lo consiglio. Non importa quale auto avete, va benissimo su qualsiasi macchina. Inoltre le strisce diciamo di fibra ottica si possono accorciare, quindi basta tagliarle e uno le può diciamo dimensionare per il tipo di cruscotto barra plancia che ha in macchina. Quindi veramente super flessibile questo kit. Inoltre sul sito, se andrete sul link, ci sono diverse opzioni. Questo è il kit completo, poi volendo potete acquistare semplicemente quello con le strisce in fibra ottica o soltanto quello per i pedali. Insomma, potete fare un po' come vi pare, ci sono diverse combinazioni. Io sinceramente, se avete l'opportunità e se avete anche diciamo la voglia soprattutto di montarlo, perché è una cosa un po' lunga che vedremo più avanti, vi consiglio di acquistare quello completo in quanto è un sistema full veramente. Quindi ragazzi, spero che questo video di unboxing vi sia piaciuto, che questo prodotto comunque vi susciti interesse. Nei video prossimi andremo a vedere come montarlo sulla mia macchina, ma qui il procedimento sarà univoco per qualsiasi vettura. Detto questo ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi su YouTube, seguitemi su Instagram, MitchTuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!